Margherita Ferracuti per la prima volta a Trani ha presentato il suo libro sull'autismo Tra le nuvole nell'Auditorium San Luigi, nel servizio di Francesco Rossi. Fra le nuvole, come è nato questo libro e cosa racconta? Questo libro è nato quasi per caso, in realtà, sulla riflessione sul tema della diversità. Diversità, da vocabolario, significa la condizione dove qualcuno si identifica estraneo rispetto a una presunta normalità. E normalità chiaramente è un contesto che dipende dal contesto, nel senso che se siamo in una stanza dove ci sono 10 quadrati e un cerchio, il cerchio sarà il diverso, ma se invertiamo la condizione, il quadrato diventerà il diverso. E ho incominciato a riflettere sul tema, mi sono interrogata sulle diversità genetiche e ho quindi, parlando con mia sorella che è una psicologa, approcciato il tema dell'autismo, che è effettivamente una neurodiversità rispetto a una neurotipicità, diciamo. E ho pensato però che per una volta, essendo io non una psicoterapeuta, non essendo questo il mio lavoro, poteva essere interessante provare a dare gli strumenti alle persone neurotipiche per comprendere e per accettare nel gruppo, diciamo, le persone neurodiverse. Attraverso quest'opera di divulgazione cerchiamo di incrementare la consapevolezza, soprattutto da parte di chi la condizione dell'autismo non la vive, in maniera tale da poter rendere questa comunità, questa città, una città a misura delle esigenze delle persone speciali, persone speciali, persone in particolar modo con autismo, che ricordiamo è una disabilità invisibile ed è più difficilmente percepibile da chi non la vive quotidianamente. Quindi attraverso questo libro, attraverso questa campagna di comunicazione e di informazione, cerchiamo di sensibilizzare sul tema il più possibile.